cazzo, sono andato dopo. Capito? Ehi, vediamo che la passa asciutta. Ma hai trovato qualcosa di buono? Oh, mette mo, vogliamo sta qua, eh? Oh, dai che vogliamo. Tende la parte. Thank you.
che sono andato a Cesi, faccio una foto. 55. Ti ho detto, vieni qualche cosa. Allora, a conclusione di questa giornata che è stata veramente interessante sia dal punto di vista di aggiornamento, ma anche come conoscere le attività che gli scuoli fanno in Italia come aeronautica al servizio del paese. È una cosa molto importante perché poi uno viene sempre distratto da altre cose di cui non capisce il perché, poi è bene vedere qual è la realtà effettiva, operativa dell'aeronautica militare sul nostro territorio. Cioè, io ritengo che sia stata una visita molto interessante. Anche perché abbiamo visto una nuova macchina che è da poco che è stata assegnata al gruppo ed è una macchina veramente impressionante visto le io quando mi dicevano di vendere lo 704 ho detto guarda, invece è così perché è abbastanza alta più che altro e le pale sono enormi. Avete avuto modo di visitarla internamente, non è da tutti, per cui insomma ecco l'associazione serve per questo motivo, cioè far conoscere ai soci e ai simpatizzanti che vengono con noi qual è la vera realtà che ci circonda e che la Forza Armata fa sul nostro territorio dal punto di vista di difesa, dal punto di vista di sicurezza e contro qualsiasi altra avversità. Perciò io ringrazio il capufficio comando, so che il comandante è stato preso da un impegno ultimo, per cui noi ringraziamo tramite anche perché il Colonnello Piccolo è quello che è stato il mio interlocutore, per cui fin dall'inizio ci siamo sentiti e ci ha agevolati in tutte le nostre richieste. Devo dire che sono stati, dobbiamo dire che abbiamo avuto un'accoglienza all'altezza della Marocca militare, per questo vi ringrazio di nuovo e siamo stati benissimi in queste tre ore che abbiamo passato presso il nonno Stormo del Gran Sanizio. A questo punto noi lasceremo un nostro ricordo. Sì, se posso magari due paroline anch'io, sì. Voglio rubare altro tempo, però giustamente il comandante si scusa, purtroppo devo scappare in prefettura, quindi gli devo accontentare di me, facciamo con quello che abbiamo. E, sì, in realtà non è la prima visita di associazione, noi normalmente studiamo l'associazione aeronautica perché sappiamo del progetto di apertura e quindi di divulgazione di quello che fa l'aeronautica a chi è stato nei nostri ranghi fino a ieri magari o chi simpatizza ha il piacere di venirci a trovare. Avrete visto lo Stormo è un cantiere aperto, questo perché l'idea è quella comunque di cercare di rendere le strutture logistiche adeguate a quella che è la nuova missione che la Forza Armata ci ha assegnato con il nuovo mezzo che è l'HH-101, per cui è un lavoro in corso. Se doveste tornare fra non so quanto troverete altri cantieri, speriamo aperti e questi chiusi, perché l'idea è quella di procedere velocemente per rendere ecco, il tutto più confacente a quelle che sono le esigenze del gruppo di volo e dei reparti che poi si vengono a rischiare di cui noi diamo supporto. Spero vi siate trovati bene e quindi a questo punto se vi siete trovati bene tornate a trovarci e se non vi siete trovati bene fatevi i fatti vostri. Pochi sono pure. Vi ringrazio di essere stati qui e vi auguro un buon giorno. Grazie. Grazie di tutto. Il nostro ricordo come passaggio della nostra visita. Allora, noi, voi lo sapete, qualcuno che è la prima volta che viene con noi, noi quando siamo nati 20 anni fa, come nucleo siamo nati, facemmo coniare da un artista, da un maestro, questa terracotta
che ne facevano soltanto 20 esemplari e abbiamo dato soltanto agli studenti che siamo andati a questo è l'ultimo e giustamente siamo arrivati per quello no, facevo una parte diciamo tolta dall'altro anno per cui lo lascio al comando perché chiunque l'ha visto è sempre fuori dalla norma normale che si usa poi a Grosseto no, assolutamente molto originale sì, grazie mille io la presento al comandante grazie mille presidente grazie grazie, grazie. Un piccolo piccola che non ricordo se no è un film a carte con il nostro stand non era necessario ma grazie mille ho un po' di spazio abitante, sì. E c'è un volume poi scritto su Alpino così se ne è grazie mille vedi gentilmente lo lascio grazie mille e la busta del comune grazie mille lo metteremo in biblioteca gli lasciamo la busta che ne fa Russo grazie mille grazie e buon evento grazie io nel mio collega sono negli anni 60 e poi abbiamo fatto corsi sono facciamo qui perché era comodo come base poi era centrale per cui mettere giù e da solo poteva essere romana era sempre complicato fare corsi allora scegliamo o la casa della matura regina quelli degli ufficiali lo facciamo all'inizio la regina era e poi il pomeriggio c'era un po' di spiaggia era un po' più attraente no, ma siamo stati molto bene qua, io ho conosciuto diversi comandanti perfetto io arrivato no, questa era, è stata cambiata nel tempo io ho visto alcune cose le riconosco c'era la mensa sì, c'era la mensa dicevano il pozzo là davanti mi ricordo, no? Sì ma ci doveva essere? Sì fra le mail che vi sono state mandate